Ebete. 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 Dico proprio a te. Ma vuoi capire che la Procura federale può convocare oppure andare negli studi, se non convoca, va lei negli studi solo di chi è tesserato FIGC, lo vuoi capire? Ma non l'hai capito nel video di stamattina? No, siccome mi stavi insultando, io ti dicevo, ma mi stai insultando dalla sala d'aspetto di Vessicchio mentre gli hai dato in sacrificio tua moglie? Vedi che sei un ebete? Poi tu mi rispondi, no, i tuoi iscritti sono ebeti. No, bello mio, tu sei un ebete, tu sei il capo degli ebeti che fanno capo a quello lì, al capo supremo. La Procura federale può convocare, non va negli studi, può convocare nei propri studi, quindi lascia perdere le stronzate che vi mette in quella testa vuota, Vessicchio, che avete una testa vuota, avete una testa vuota, e può convocare solo quelli che sono tesserati FIGC. Ok? Ti è entrato? Ne so che è un po' difficile per te. Ma ti è entrato? Ok. No, perché poi c'è pure Osvaldo, no? È tornato. Ottavio, scusa. È tornato dopo un po' di tempo, non lo vedevo da un po'. Che ride, Vessicchio vi fa rosicare. Guarda, davvero, stiamo rosicando. Non ci stiamo facendo delle grandi risate, stiamo rosicando, stiamo rosicando. Iscrizione al canale, ragazzi, iscrizione al canale di Salento e Basta e like al video. Allora, Vessicchio ha capito di aver fatto una brutta figura, perché anche alcuni bacati, no, ebeti del suo canale sanno che la Procura federale può far domande solo a chi è un tesserato FIGC, di certo non a lui che non è tesserato di niente, anzi no, di tutto Juve, tutto Juve. Però alla Procura FIGC non basta essere un tesserato di tutto Juve, deve essere un tesserato FIGC e quindi non può fare domande a Vessicchio, cioè sono cose che non avrebbero valore. Però sapete che Vessicchio si innalza, cioè lui è un dio, no? Il capo dei capi, e quindi ha capito di aver fatto davvero una brutta figura. E giustificando il commento del suo iscritto, guarda, scusami se te lo dico, eh. Scusami se te lo dico, ma ho notato che hai messo un video, ma l'avevi già messo. Lui ha notato solo quello, Vessicchio, io ne ho notato un altro e non sono andato neanche a vedere quanti altri ce ne sono. Però l'Inter è fallita, è stato riprodotto. E quindi ha dovuto mettere su un baraccone, un palazzone, solo per giustificare quel video. Avrebbe detto, guarda, sì, l'ho rimesso, volevo che il messaggio passasse. Invece no, lui dal suo grande mondo, no? Ha detto, sì, ragazzi, però le denunce devono passare, perché è venuta la procura nel mio studio, proprio lì seduti di fronte a me nel mio studio e mi ha fatto delle domande, ma io non mi sono limitato solo a rispondere alle loro domande, ho dato anche altre informazioni e la cosa che a me è piaciuta è stato che loro ci hanno messo molta attenzione a prendere appunti. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando davvero? Però ragazzi, lo so, ecco io. Quando dico non mi vergogno, no, di dire la parola ebeti, non mi vergogno proprio per questo motivo. E perché a un certo punto lo capiranno pure loro che sono degli ebeti. Io spero che questo video lo guardino anche in FIGC, non il mio, quello di Vessicchio, dove dice che sono venuti quelli della FIGC nel suo studio. Lo guardino anche in FIGC e gli dicano: ma che cazzo stai dicendo? Ma da dove ti vengono certe cose? Da dove ti vengono? Beh, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai dicendo? Spero davvero che arrivi negli uffici della FIGC e gli facciano fare la figura che questo soggetto merita. Questo è un soggetto che merita di fare una brutta figura perché le spara grosse, le spara grosse. Ma dove voglio arrivare?
Il vestito ha capito di aver fatto una brutta figura, ha capito che gli italiani, a prescindere dal tifo, a parte gli ebeti, no? A prescindere dal tifo non sono scemi, non sono scemi, e hanno capito tutte le stronzate che ha detto in quel video. E allora ha ordinato ai suoi figli di fare qualche video un po' potente, con qualche titolo potente. E quindi stamattina ho letto i titoli, di certo non mi vado a guardare i video di questi personaggi. Matt affossati, insabbiata la denuncia. Così, ragazzi, così, tanto a Matt basta il titolo, lo sappiamo, lo sappiamo. Anzi, non a Matt. Cioè sì, a Matt basta il titolo, ma ai suoi adepti basta quello. Ricordatevi che Matt può dire anche che ha fatto 3 volte la cacca. Ai suoi adepti basta il titolo. Godono solo col titolo. Gigio, dopo Gigio nostro. Inter, nessuna inchiesta sulla cessione farlocca di Casadei. Ora ci riprovano con Carboni. Tanta qualità, tanta qualità. Capita, no? Bisogna un attimo mascherare quello che è successo con Vessicchio. Peter Pan, ragazzi, Peter Pan. Ieri ho visto un video di Peter Pan, no? Così per vedere se c'era qualche cosa da dire, ma non c'era niente. Peter Pan non c'è niente. Peter Pan copia. E ha fatto un video mentre girava lì per le strade. È tutto pettinato, piano piano si sta facendo l'acconciatura di Vessicchio. Dategli il tempo che gli crescono i capelli. E Gravin Inter, tutto insieme, tutto attaccato. Gravin Inter, la Marotta League, la storia si ripete. Ragazzi, vi ripeto, io poi non è che mi vado a guardare i video. Mi basta segnare il titolo, mi basta segnare il titolo per gli ebeti. E poi c'è questo ragazzo che copia da. Addirittura c'è uno che copia da Peter Pan, perché poi lo vedi nella copertina, no? Questo D'Amico. D'Amico, ragazzi, non lo conoscevo, un D'Amico. Uno nuovo, un figlioccio nuovo di Vessicchio. E questo nei titoli fa il Vessicchio. Gli anti-juventini sono malati, sono malati, sono malati. Vedete, ragazzi, è tutto un circuito, un circuito, un circuito. Uno dice una coglionata, viene sgamato e subito gli altri lo aiutano a venirne fuori da questa situazione. E niente, ragazzi, abituiamo, cioè, siamo abituati, siamo già abituati a queste cose. Però vorrei far capire a questi personaggi e al loro papà che noi lo sappiamo benissimo, sappiamo come funziona nel vostro mondo. Nel vostro mondo funziona così, ma piano piano, piano piano, piano piano, soprattutto dopo il video di Vessicchio, dove ha ricevuto, è stato onorato della presenza degli ispettori della FIGC, della Procura Federale, molte persone stanno cominciando a capire che questi dicono un sacco di stronzate.